Ciao ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Silvia e oggi nuovo video. Ragazzi, vi ricordo che se vi va potete seguirmi su Instagram. Detto questo, andiamoci dentro col video. Oggi ragazzi parliamo di un caso che ha inizio su internet. Vi ho già parlato in diversi casi di storie simili. Persone, soprattutto giovani, ma non solo, che si affidano ad internet, incontrano qualcuno che sembra una bravissima persona senza cattive intenzioni, ma poi la sorpresina è dietro l'angolo. Però fino ad oggi vi ho parlato solo di casi in cui le vittime sono ragazzine. Oggi invece ci immergiamo nel caso di un adolescente appassionato di videogiochi online che purtroppo si ritrova in contatto con una persona davvero molto manipolatoria. Oggi parliamo del caso di Brack Bednar. È la primavera del 2013 e ci troviamo a Caterham, una cittadina dell'Inghilterra situata nella contea di Surrey. Brack vive con sua madre, Lauren Lefebvre, e con le sue due sorelle minori. Lauren, la madre di Brack, è un'insegnante e si è trasferito con suo ex marito Barry, un commerciante di petrolio e un consulente marittimo, dall'America a Caterham, in Inghilterra, 16 anni prima. E hanno preso questa scelta perché Lauren vuole che i figli crescano in modo tranquillo, senza pericoli. Brack ha 14 anni ed è un bravo ragazzo. Aiuta spesso sua madre a fare i lavori domestici o ancora a cucinare ed è sempre una figura di supporto per tutta la famiglia. Inoltre Brack ha anche una grande passione, i videogiochi e il computer. Il ragazzo è davvero bravo con la tecnologia e ogni volta che ci sono problemi con il computer in casa è sempre lui che se ne occupa. Oltretutto il ragazzo è così in gamba che già a 14 anni si assembla il computer da solo. È una cosa mica da niente. Ma torniamo indietro di un anno perché Brack ha cambiato scuola, iniziando a frequentare la scuola privata St. Bede's School. E nonostante il ragazzo inizialmente non abbia preso benissimo questo cambiamento, alla fine si è riuscito comunque ad ambientare senza alcun problema. Il primo compagno di scuola che incontra è Sullivan Pearson, che deve mostrargli la scuola. Col tempo i due ragazzi creano tra di loro una gran bella amicizia. Brack conosce anche diversi compagni che amano giocare ai videogiochi e ci mette ben poco ad attaccare bottoni anche con loro. E infatti appena tornato a casa il ragazzo si dimostra felice per la situazione. Dice a sua madre che l'hanno addirittura invitato ad un gruppo di gaming, ma non dal vivo, online. Quindi chiede semplicemente per che ora è prevista la cena, col fine di mettersi d'accordo con i suoi nuovi amici. I ragazzi quindi si connettono e usano un software per la chat vocale, iniziando così anche a parlare tra di loro mentre giocano. Parlano perennemente di strategie, di come vincere il livello, si coprono le spalle a vicenda, insomma, si comportano da squadra. Ma i videogiochi non sono assolutamente l'unica passione di Brack. Infatti il ragazzo è iscritto anche alla scuola per piloti cadetti. Brack ha un grande sogno, ossia diventare un pilota. Gli piace tanto lo spirito di gruppo dei cadetti, così come gli piace passare del tempo con degli amici conosciuti a scuola. Per sua madre questa situazione è davvero ottima. Lorraine è felice che suo figlio possa condividere la passione per il gaming, ma allo stesso tempo è felice anche che il ragazzo passi del tempo fuori, all'aria aperta e non sempre appiccicato al computer. Ed è così che per Brack il primo anno di scuola passa velocissimo. È un bravo studente, ha molti amici, non ha problemi. Passa il tempo e Brack e i suoi amici si rendono conto che stanno giocando su un server che non riesce più a sostenere i loro giochi, cresce in continuazione. E infatti iniziano a parlare dell'idea di cambiare server per affidarsi a qualcosa di più sicuro. Infatti un suo compagno di scuola gli propone di collegarsi a un altro server che già sta usando suo cugino e pare sia molto stabile. Arriva quindi sera. Brack si connette con il suo account al nuovo server con fine di giocare e solo dopo pochi istanti il gestore del sito si presenta come Lewis. Brack risponde immediatamente, lo ringrazia e ovviamente da qui i ragazzi iniziano a chiacchierare. Lewis infatti dice a Brack: fammi sapere se ti serve una mano per iniziare. E il gioco è belli che fatto. I ragazzi quindi iniziano a parlare tra di loro. Brack chiede a Lewis dove si trova il server. Lewis gli risponde che il server si trova a New York, perché lui è lì momentaneamente che vive. E infatti, Lewis Dennis è un programmatore inglese multimilionario che lavora a New York. Ha fatto fortuna progettando dei software per delle aziende americane e sostiene anche di lavorare per i servizi segreti. Brack e i suoi amici in poco tempo pensano, ovviamente, che Lewis sia un grande, che ci sappia fare, che ci abbia visto lungo. Infatti è un ragazzo giovane di successo che guadagna davvero un sacco di soldi. A tutti Lewis appare come il ragazzo che ha il mondo in mano. Nel frattempo Brack e i suoi amici sfruttano al massimo il server per giocare, fino a quando anche Lewis una sera si connette ed entra in conversazione con gli altri. Brack è totalmente rapito da questo ragazzo. Appena poi gli chiede un sacco di cose anche per la progettazione di un suo sito. Lewis ovviamente ha sempre il consiglio migliore da dargli, più arguto. E inoltre durante la chiamata gli dice letteralmente:
Posso insegnarti qualche trucchetto se vuoi. Quando avevo la tua età ho iniziato a programmare. E guarda dove sono oggi. Guardami adesso. Per programmare si intende l'insieme delle attività tecniche che una persona o un team svolge per creare un programma o un'applicazione, ossia un software da far eseguire ad un computer. Breck ovviamente è ben felice di accogliere l'aiuto di Lewis, anche perché gli ha detto, neanche troppo velatamente, guarda, ti insegno io a diventare milionario, non c'è problema. Chi mai rifiuterebbe una proposta simile? Nel frattempo passano i mesi, arriva agosto 2013, e un giorno, mentre Lauren, la madre di Breck, è a casa, sente chiaramente il figlio parlare con degli amici di scuola. Poi però si rende conto che nella conversazione si è inserito un altro ragazzo. Un ragazzo con la voce decisamente più profonda, forse più adulta. Lauren si sospettisce perché si rende conto che Lewis non parla come tutti gli amici di Breck. Quindi decide di entrare in camera per sapere con chi stia parlando suo figlio. E in effetti Lauren chiede immediatamente a Breck, stai parlando con un uomo? Quello che vedo è il suo profilo? Breck non ha problemi a dirgli sì mamma e a fargli vedere effettivamente il profilo di questa persona. Sua madre di primo acchito non ci trova niente di strano, tranne per una cosa. Quell'account non ha una foto profilo. Quindi i ragazzi, suo figlio compreso, non hanno ancora avuto modo di vederlo in faccia. Però c'è da dire una cosa. Andando avanti col tempo, agli amici di Breck, di Lewis, gli interessa poco. O almeno, se ne fregano fino a un certo punto. Il loro fine era semplicemente trovare un server stabile per giocare assieme. Hanno ottenuto il loro obiettivo e quindi effettivamente pensano a quello. A giocare tra di loro e niente di più. La fascinazione per Lewis ha avuto un inizio e una fine, quantomeno per loro. Col passare dei giorni, Breck inizia a dire a sua madre che Lewis si è comportato davvero molto bene con lui. Anzi, Breck sostiene che Lewis sia anche un po' troppo gentile. Lewis infatti è un esperto di computer e sta aiutando Breck a creare un suo sito internet. Ma non solo, gli sta anche insegnando le basi per programmare, cosa effettivamente molto molto utile se pensiamo alla passione di Breck per l'informatica. Lauren, la madre di Breck, a questo punto si tranquillizza. Pensa che Lewis sia tutto sommato un ragazzo gentile e quindi per il momento la situazione scivola via. Ma non scivola così in basso. Infatti Lauren cerca di tenere le antennine ben alzate. Magari questo Lewis in un futuro si sarebbe potuto comportare male. Magari Lewis mente, non ha così tanti soldi. Magari non guadagna così bene e non è neanche un ragazzo di successo. Chi può dirlo? Queste sono solo mere ipotesi che Lauren si crea in testa col passare delle ore, dei giorni. Però sono soltanto congetture, non ha modo di provare le sue preoccupazioni. Quindi, di conseguenza, decide di non dir nulla al figlio. Passa un po' di tempo e Breck inizia a vedere Lewis come un vero e proprio mentore, ma anche come un amico. Ed è in questo modo che alla fine Lauren arriva direttamente a parlare con Lewis. La donna gli fa parecchie domande, gli fa domande riguardo il suo lavoro, la sua vita, i suoi interessi. Ma quello che stupisce Lauren è che Lewis, pur vivendo a New York City, non ha alcun aneddoto da raccontare sulla città. Il ragazzo dice che non esce mai a New York e a questo punto a Lauren si drizzano ancora di più le antennine. Un giovane uomo multimilionario abita a New York e non esce mai neanche per sbaglio? Ma in che mondo? Infatti Lauren inizia a crearsi un ennesimo dubbio. E se Lewis non abitasse assolutamente a New York ma da qualche altra parte? Anche qui, chi può saperlo? Lauren riconosce che Lewis, durante la conversazione con lei, si sia dimostrato disinvolto e tranquillo nel rispondere alle sue domande. Quindi, di conseguenza, non ha avuto modo di sentire cenni di insicurezza o simili. A Lauren però inizia a nascere un'idea in testa. Inizia a pensare che Lewis in realtà non sia chi racconta di essere. Arriva quindi settembre 2013. I ragazzi quindi tornano a scuola e Breck vede i suoi amici che gli chiedono immediatamente, anche in modo scherzoso, perché mai Lewis voglia sempre solo parlare da solo con lui. Ma Breck risponde in modo tranquillissimo ai suoi amici, dicendogli che Lewis gli sta dando una mano per imparare a programmare, ecco perché si sentono così spesso in privato. Breck di fatto è attratto tantissimo dall'amicizia che ha con Lewis, principalmente perché vorrebbe diventare come lui, un ingegnere informatico, giovane, indipendente. Breck sogna di diventare un giorno proprio come il suo amico Lewis. Infatti arriva un giorno in cui Lewis dice questo a Breck. Breck, sai che ce la puoi fare, hai talento e motivazione, ma devi smetterla di farti comandare. Devi essere indipendente, basta stare così attaccato alla mamma, devi riuscire a cavartela da solo là fuori. E purtroppo Breck viene assolutamente influenzato da questa cosa che gli dice Lewis, tant'è vero che
Poco dopo, le cose in casa iniziano a cambiare, in quanto Break è perennemente attaccato al suo computer, tutto il suo tempo libero lo passa lì davanti. Di conseguenza sta in camera sua, perennemente in solitudine. Arriva una sera in cui Lorraine entra in camera di suo figlio per dirgli di andare a letto, in quanto il giorno dopo ci sarebbe stata a scuola. Break dice a sua madre che ha ragione, si scusa, le è sfuggito l'orario e fa per salutare tutti dicendo «Ciao ragazzi, devo andare perché domani ho scuola». Ma a questo punto la voce di Lewis si fa sentire, dicendogli «Beck, ma come? E il discorso che ti ho fatto? Non farti comandare!» La madre di Beck a questo punto, sentendo Lewis, si arrabbia abbastanza e ordina al figlio di spegnere il computer prima di andare a letto. Break è un bravo ragazzo, ma è soggiogato da Lewis ad un livello così alto che non sa più a chi dar retta. Sarebbe meglio seguire il consiglio di Lewis e quindi iniziare a fare ciò che gli va, senza farsi comandare da nessuno, oppure dovrebbe ascoltare sua madre, che comunque lo mette dinanzi a delle regole da seguire. Come ogni genitore, peraltro. Lewis, quindi, ripete di nuovo: non farti comandare a bacchetta, Break. Fai quello che vuoi fare tu. Fatti valere. Fa l'uomo. Lorraine, la madre di Break, a questo punto si incazza ancora di più. Reagisce in un modo davvero stizzito, dicendo a Break: ma che cavolo ti sta dicendo questo ragazzo? Ed è in questo preciso istante che la donna si rende conto che Lewis sta cercando di educare suo figlio al posto suo. E ci sta anche riuscendo. Passa ancora del tempo. Arriviamo a novembre 2013. E Lewis dice un'ennesima cosa a Break. Mentre sono in chiamata, Lewis gli dice: non so neanche se dirtelo, Break, ma stavo monitorando le chat dei server e i tuoi amici stavano parlando di te. Non voglio certo fare la spia, eh. So che credi siano buoni amici. Break a questo punto dice a Lewis: ma sono veri amici, io li conosco. Lewis quindi insiste dicendo: ebbene, lascia che te lo dica, parlavano di quanto ti odiano. Ora, considerando quanto ormai Break stia pendendo letteralmente dalle labbra di Lewis, per ogni singola cosa che gli dice non ci mette molto a credere anche a questa storia. Lewis peraltro aggiunge: ti hanno addirittura dato del cretino. Sono solo dei ragazzini ottusi, idioti, e tu non hai bisogno di loro. Meriti di meglio, Break, perché tu andrai lontano. Break di conseguenza crede a tutto quello che gli ha detto Lewis e una mezz'oretta dopo sua madre entra in camera sua e si rende conto che è abbastanza triste. Quindi gli si avvicina, gli ricorda che deve andare ai cadetti. Dovrebbe già avere addosso l'uniforme, ma suo figlio gli dice che non vuole andarci. E questa cosa in effetti stranisce tutta la famiglia, considerando che quell'attività la adorava talmente tanto da volerla far diventare un lavoro. Break di base dice immediatamente a sua madre cosa gli ha confidato Lewis sul ragazzo che frequenta i cadetti con lui e su altri amici a scuola, spiegandole che hanno detto cose bruttissime su di lui ed è per quello che non vuole andarci. E poi il ragazzo conclude la frase dicendo: ma mamma, è tutto indottrinamento inutile, l'ha detto Lewis. Lorraine capisce sempre di più che c'è qualcosa che non va e sul momento ripete al figlio la frase: ah ecco, l'ha detto Lewis, ora capisco. In quel momento Lorraine se ne va dalla camera di suo figlio, ma è davvero molto preoccupata. Lo è da mesi ormai e si rende conto che Lewis, ossia il ragazzo conosciuto sul server, sta chiaramente cercando di dividere il gruppo di amici di Break, mettendo ovviamente zizzagna tra di loro. In questo modo Lewis avrebbe allontanato Break dai suoi amici non virtuali, col fine di avere ancora più controllo su Break. Passate le prime incomprensioni, Break comincia comunque ad allontanarsi da dei suoi amici a scuola, che iniziano a vedere Lewis come un pallone gonfiato. E quando ne parlano con Break, ovviamente soggiogato com'è, lo difende a spada tratta, chiedendo ai suoi amici come possano pensare una cosa del genere di Lewis quando con lui è stato così tanto gentile. Gli amici di Break tagliano corto e gli dicono semplicemente: amico, quello è un perdente, basta credere alle cavolate che spara. Break però la prende malissimo e in un certo senso la vede anche come una questione personale. Infatti si convince che in realtà i ragazzi che dicono che Lewis sia un pallone gonfiato è con lui che non vogliono più giocare. Break individua il problema non in Lewis ma in se stesso. In pratica, se i suoi amici si allontanano dal server di Lewis è come se si stiano allontanando anche da Break. Siamo arrivati quindi a dicembre 2013 e Break ormai passa tutto il suo tempo libero online a parlare con Lewis. Passa ore a giocare, a chiacchierare con lui con lo stesso fine: imparare a programmare. Il problema è che Break inizia davvero ad essere chiuso, cupo e riservato. Ad esempio risponde a sua sorella male sempre più spesso, quando i due in realtà avevano un gran bel rapporto. Break vuole stare lontano da tutto e da tutti. Man mano che passa il tempo e diventa sempre più riservato, inizia anche a nascondere ciò che fa in camera sua. La sorella sostiene che era come se fosse sparito totalmente. Loro uscivano, andavano fuori, si andavano a divertire, andavano a fare compere, ma Break era diventato un fantasma, non usciva più con loro e inoltre non si interessava più alla famiglia come un tempo. Passa qualche giorno,
Brack e Lewis si stanno sentendo. Però ad un certo punto Brack saluta Lewis dicendogli: guarda, devo andare con la mia famiglia in chiesa, ti devo salutare perché sto facendo tardi. A questo punto Lewis gli risponde con questo tono: ma come? Vai in chiesa? Manco fosse una cosa gravissima, ma in ogni caso. Ma Brack, è roba da ipocriti quella! Ti fanno il lavaggio del cervello, non andare in chiesa! Possiamo notare in questo caso come il tono di Lewis sia cambiato. È diventato più autoritario, come se in un certo senso fosse davvero il mentore di Brack. Peccato che diventi il suo mentore in tutto, dicendogli anche come dovrebbe vivere la sua vita. Da esterni, leggendo questa storia e ricostruendo questa storia, possiamo notarlo. Però, per Brack, non è così. Per Brack, il suo amicone Lewis gli sta insegnando come stare al mondo, come essere cool per fare le scelte giuste e arrivare in alto. E invece Lewis gli sta chiaramente facendo il lavaggio del cervello, altro che la chiesa. E infatti Brack inizia a dire cose parecchio strane a sua madre, cose del tipo: mamma, ma ormai sono adolescente, quindi non devo più aiutarti in casa, non devo più darti una mano in niente. E in questo caso la madre di Brack rimane davvero spiazzata da quello che gli ha detto il figlio, stenta proprio a crederci. Lewis insiste, martella Brack, gli dice che non gli serve andare a scuola, può imparare anche da autodidatta, mica è deficiente. Lewis dice che non crede nel governo americano, ma neanche in quello britannico. Detto in parole povere, detto in parole spicce, Lewis è contro qualsiasi cosa. E a questo punto Lauren si rende conto che probabilmente Lewis sta cercando di radicalizzare suo figlio. Pensate che un giorno, a caso, Lewis dice a Brack che è in contatto con dei ribelli siriani e che sta per unirsi con loro alla lotta contro Assad. Io senza parole. Il problema è che Brack, al posto di dire "ma che cacchio stai a dì", ci crede! Gli chiede addirittura: ma sembra pericoloso, sei sicuro di partire? Lewis dice al suo amico che si tratta semplicemente di rischio calcolato. A questo punto Brack è totalmente manipolato e soggiogato da Lewis. Completamente. Inizia addirittura a ripetere le frasi che solitamente pronuncia Lewis. Dice le sue stesse identiche parole, esprime i suoi stessi identici concetti. Brack ha assimilato totalmente l'ideologia di Lewis. Non pensa più con la sua testa e tantomeno lucidamente. E sua madre, ovviamente, di questa cosa se ne accorge sempre di più. Ecco perché un bel giorno decide di parlare col diretto interessato attraverso Brack. Gli chiede quindi di chiamare il suo amico Lewis, e appena Lewis gli risponde, e tra parentesi, Lewis tecnicamente in quel momento doveva essere con i siriani, quindi non avrebbe neanche potuto essere raggiungibile. Lori, la madre di Brack, in ogni caso glielo dice chiaramente, ossia dice a Lewis: sentimi bene Lewis, non tollererò che tu dica a Brack cosa deve o non deve fare, lui è il mio figlio e obbedisce alle mie regole, sono stata chiara? Brack in quel momento si copre la faccia dalla vergogna, specialmente a seguito di tutte le menate che Lewis gli ha messo in testa, cerca il fare quello che gli pare, studiare a casa e tutto il resto appresso. Lauren, anche dopo aver messo le cose in chiaro con il diretto interessato, non è tranquilla, non riesce a tranquillizzarsi. Ha paura e inizia a pensare che dietro Lewis si nasconda una persona ben peggiore di un ragazzetto che vuole impartire consigli di vita a suo figlio. Ecco perché Lori decide di chiamare la polizia. Al telefono chiede di parlare con qualcuno che si occupa di adescamento, perché a quel punto Lori è sicura che Lewis non sia chi sostiene di essere. Forse un ragazzo più grande, molto più grande e con terribili intenzioni. Però c'è un fatto. Dopo aver chiamato la polizia, Lori è convinta che la questione sia pressoché risolta. Avrebbero preso in mano il caso iniziando a investigare sulla situazione e avrebbero quindi magari scoperto qualcosa di utile. Il punto è che non è assolutamente andata così. Infatti la polizia non ha preso minimamente la chiamata della donna sul serio. Hanno pensato che fosse semplicemente preoccupata perché suo figlio stava un po' troppo tempo attaccato al computer. E certo, perché se una ti chiama e chiede di parlare con qualcuno per adescamento, sicuramente è preoccupata semplicemente perché il figlio gioca un po' troppo al computer. Giustamente. Quindi la polizia che cosa fa? Si limita a cercare Lewis Dennis, che è il nome con cui si è presentato il ragazzo del server, ma voglio dire, potrebbe anche essere un nome totalmente falso. Ebbene, la polizia manco ci pensa. Cerca nel proprio database il nome fatto da Lauren, ma non trovando risultati archivano semplicemente il caso. Io devo ancora capire in quale dannato modo lavora la polizia americana e la polizia inglese, perché a tratti mi sembrano dei babbalucchi, perdonatemi, però ad un certo punto, tocca dirlo, non capisco proprio come gestiscano queste cose. Una persona ti chiama
per adescamento e tu pensi che quella persona ti abbia chiamato solo perché è preoccupata perché il figlio passa un po' troppo tempo davanti al computer. Ma che diavolo stiamo dicendo? Ma che diavolo di ragionamento è questo, santo e Dio? In ogni caso, scusatemi per lo sclero, ma dovevo dirvelo. Dopo tutti questi video sentivo proprio il bisogno di dirvelo. Lauren, la madre di Breck, nel frattempo inizia a farsi sempre più inquieta. Cerca di contattare parecchie persone, anche i suoi conoscenti, per chiedere aiuto, ma nessuno sa esattamente che consiglio darle. Non sapendo cosa fare, quindi, Lori e l'ex marito, Barry, cercano di contattare i genitori degli amici di scuola di suo figlio, proprio per potersi confrontare con loro sulla situazione. Durante questo incontro ci sono tutti i genitori dei suoi amici e i genitori propongono a Breck di fare una videochiamata e di far conoscere anche a loro Lewis. Breck sostiene che Lewis non accetterebbe mai di parlare con loro. E arrivata a questo punto Lauren si incazza ancora di più e gli dice: perfetto, se lui non vuole parlare con noi, allora noi non abbiamo altra scelta. Vi dovremo proibire di giocare, socializzare o parlare con questa persona, perché non sappiamo realmente chi sia né se sia pericoloso. A questo punto i genitori di Breck gli prendono letteralmente tutto. Non solo il computer, ma anche il cellulare. Dicono al figlio che si riparlerà della situazione dopo Natale. Breck non ha mai mentito a sua madre e sebbene la sua scelta inizialmente non è che faccia saltare di gioia il figlio, coi giorni in casa la situazione appare davvero migliore. Breck torna ad essere più presente e non è perennemente rinchiuso in camera sua. Insomma, sembra che quando Breck non ha il computer tutto vada per il meglio in famiglia. Arriva quindi Natale 2013 e la tensione in famiglia pare non esserci proprio più. Il Natale del 2013 Lori lo ricorda come il Natale migliore che abbiano mai passato assieme. Perché suo figlio era davvero presente al 100%. Non si lamentava, non sbuffava, non borbottava. Proprio durante il giorno di Natale, la nonna dice a Breck: Breck, figliolo, noi non ce l'abbiamo con te, ma abbiamo paura per la tua incolumità. Questo sconosciuto è davvero strano. Breck risponde come se nulla fosse: ma tranquilla nonna, io mica lo sento più. Sua nonna a questo punto non ha alcun motivo per credere il contrario. Il ragazzo sembra essere davvero migliorato e quindi sua nonna si limita a dirgli: bravo. È giusto così. Questa è la decisione giusta. Passa il tempo. Arriva gennaio del 2014. Quindi Natale passa. Passa anche Capodanno. E anche se Lori e Barry sono divorziati, Breck passa un sacco di tempo con suo padre. In quanto sono davvero tanto tanto legati e hanno anche un gran bel rapporto. A questo punto suo padre gli rivela che lui e sua madre sono arrivati ad un accordo. Avrebbero ridato computer e telefono a Breck. Ma, per quanto riguarda il computer, gli è permesso usarlo solo un paio d'ore al giorno, non di più. Breck quindi è felicissimo e ringrazia suo padre e per di più dopo pochi giorni ci sarebbe stata una gita a Madrid. Quindi il ragazzo è super eccitato all'idea di partire e non pensa assolutamente a Lewis. Almeno, così sembra. Pare davvero che Breck abbia voltato pagina e tutte le persone attorno a lui ci credono. Passa quindi un altro mese, arriviamo a febbraio 2014, quando Breck parte per la gita. Quella è la sua prima gita di più giorni senza la sua famiglia ed è davvero emozionato, eccitato, non vede l'ora di partire. Vuole visitare la città, conoscere una nuova cultura e anche conoscere nuove persone. Sua madre Lori, infatti, è convinta che a quel punto la cosa è belli che risolta. Anzi, guarda suo figlio con orgoglio, pensando che finalmente è riuscita a tirarlo fuori dalla sua camera. Infatti Breck ha ricominciato a uscire con dei suoi amici e oltretutto su Facebook ha iniziato anche a postare delle foto con una ragazza. Quindi insomma sembra davvero che la vita di Breck sia cambiata letteralmente. Il ragazzo ha smesso quasi del tutto di vivere una vita virtuale per iniziare effettivamente a rivedere le persone nella vita reale. Di conseguenza la famiglia di Breck è molto tranquilla, hanno visto che il ragazzo ha ricominciato a uscire, hanno visto che il ragazzo ha iniziato a postare foto su Facebook con una ragazza. Insomma, sembra che si stia vivendo la sua gioventù. A questo punto arriviamo al 14 febbraio del 2014. Lori si sta preparando per partire, ha un viaggio all'estero e Breck sarebbe ritornato il giorno dopo attorno alle 3 del pomeriggio. Barry, il suo ex marito, le promette che baderà i bambini mentre lei è via, ma non solo, si occuperà anche di andare a recuperare Breck a scuola. Arriva quindi il 15 febbraio e Barry va a prendere suo figlio a scuola al ritorno della gita. Il ragazzo appare felicissimo, dice al padre che la Spagna è fantastica e che ha avuto modo di conoscere davvero tante persone del posto. Breck non vede l'ora di raccontare della sua gita a dei suoi amici, ovviamente non suoi compagni di scuola. E quindi chiede a suo padre se può andare da un suo amico di nome Tom il giorno dopo. Il padre non pensa a nulla di strano e quindi
dice a Breck che può tranquillamente andare a trovare il suo amico. Ma il giorno dopo, una volta essere uscito di casa, Breck manda un messaggio a suo padre, chiedendogli se può dormire da Tom quella sera. Una cosa che può capitare in adolescenza, no? Nulla di strano. Anzi, il padre è contento perché vede il figlio stringere amicizie reali e non virtuali. Quindi lo lascia dormire da Tom, ma gli chiede di tornare a casa il giorno dopo entro le 10 del mattino. Passa quindi la notte, arriva il 17 febbraio del 2014. Ormai sono già le 10:30 del mattino, ma Breck non accenna a tornare a casa. Il padre è visibilmente preoccupato, prova a chiamarlo più e più volte, ma il figlio non risponde. Barry, quindi, non sapendo cosa fare, contatta la sua ex moglie per chiederle se lei per caso ha sentito Breck, perché risulta effettivamente irraggiungibile. La sua ex moglie però gli dice che non sa assolutamente nulla di Breck, non l'ha assolutamente sentito. Non sapendo cosa fare assolutamente, a questo punto Barry decide di chiamare a casa dell'amico di Breck, Tom. A rispondere al telefono però non è Tom, è suo padre, cosa normale, eh? Ci sta, è un telefono fisso. Peccato che il padre di Tom sostenga di non aver assolutamente visto Breck, ma soprattutto Breck non ha passato la notte da lui. Ci spostiamo a questo punto a 50 km da Londra. Siamo nella contea dell'Essex, a Grace. Più precisamente ci troviamo in una casa a Rosebery Road. Da quella casa parte una chiamata d'emergenza, che arriva al centralino della polizia fatta da un giovane, dai modi molto tranquilli e pacati. Il ragazzo infatti in questa telefonata dice in modo tranquillissimo: mi servirebbero una pattuglia della polizia e la scientifica a casa mia, per favore. Io e mio amico abbiamo avuto un litigio e solo uno dei due ne è uscito bene. Il ragazzo è davvero tranquillissimo e quando la polizia arriva, neanche si agita, non ha problemi a dirgli cosa sia successo. Però escono fuori anche degli altarini su questo Lewis, perché viene fuori che in realtà è disoccupato, però vive da solo. Lewis dà immediatamente l'idea alla polizia di non avere amici, se non a livello virtuale. Sostiene di aver avuto un semplice litigio con un ragazzo, un suo amico, e purtroppo di mezzo c'è stato anche un coltello. Lewis dice alla polizia: ha provato a colpirmi, per questo mi sono difeso. Peccato che questa sia la sua versione, peraltro Lewis appare senza neanche un graffio, mentre invece il suo amico è passato a miglior vita. La polizia a questo punto inizia a guardare un pochettino in casa, va in bagno e trova un sacco di hard disk tutti quanti immersi nell'acqua. Nonostante siano danneggiati, la scientifica da quegli hard disk riesce a recuperare davvero tante tante informazioni. I poliziotti trovano decine e decine di mail piene zeppe di bugie. Prima di tutto, lui sostiene di vivere in America, quando in realtà anche lui vive in Inghilterra. Continua a mentire nelle mail dicendo che sta dirigendo un'azienda e che ha addirittura a che fare con i servizi segreti. La polizia, leggendo le mail, si rende conto che Lewis è davvero convincente. Ed è chiaro e lampante che Breck non aveva assolutamente idea del pericolo che stava correndo. La polizia inoltre scopre anche un'altra cosa. Lewis era riuscito a mandare a Breck un telefono senza che i genitori lo sapessero, proprio sotto il periodo di Natale. Tradotto, Lewis per Breck è sempre stato facilmente reperibile. Pensate che Lewis, mentre Breck è in Spagna, è arrivato anche a mentire sul suo stato di salute. Dice a Breck che ha una malattia e che non gli rimane molto tempo. E quindi promette a Breck che dopo la sua dipartita, la sua azienda l'avrebbe ceduta a lui. Ecco in che modo Lewis ha convinto Breck ad un incontro. Quindi Lewis manda un taxi per andare a recuperare Breck e gli chiede di portare tutti i suoi hard disk perché deve applicare dei protocolli di sicurezza prima di renderli funzionali per l'azienda. Ed è proprio Lewis a dire a Breck: puoi dire a tuo padre che dormi da un amico. Breck non ha dovuto inventare nulla, ci ha pensato lui al posto suo, per poi mettergli le parole in bocca, come peraltro ha tentato di fare durante tutta questa vicenda. Lewis vuole che Breck vada a trovarlo e in tutto quel tempo l'ha circuito, col fine di convincere Breck ad andarla a trovare, solo perché vuole fare le cose birichine, le cose malandrine. Io credo che questa cosa sia assolutamente folle, anche perché Breck non è gay, non è di quell'orientamento sessuale, quindi probabilmente davanti alle avances di Lewis ha rifiutato. E a Lewis questa cosa non è proprio andata giù. Breck probabilmente in quel periodo si è anche reso conto di non avere di fronte un amico, bensì un bugiardo. Di conseguenza Lewis ha estratto un coltello e ha colpito Breck sulla gola, freddandolo. La polizia sulla scena del crimine ha trovato l'arma, del nastro adesivo usato per legare Breck e poi dai 30 ai 35 dispositivi elettronici tutti immersi nell'acqua. La polizia, analizzando quindi i vari dispositivi elettronici, scopre che in realtà il fine di Lewis
è sempre stato quello di togliere di mezzo Beck in qualche modo. Anche perché Lewis si era costruito una vita parallela inesistente e quindi non avrebbe potuto continuare per molto tempo a indottrinare Breck senza mai farsi vedere manco per sbaglio. E facendosi vedere, Lewis avrebbe fatto cadere in 1000 pezzi tutte le sue storie e le sue bugie e avrebbe comunque perso Breck. Siamo sempre nel febbraio del 2014, quando Lewis, dato che ha confessato senza alcun problema, viene condannato per l'omicidio di Breck. Deve scontare l'ergastolo con una pena minima di 25 anni. Lewis ha fatto tutto questo all'età di 18 anni, ma soprattutto Lewis ha un faccino davvero dolce, molto molto infantile. E questa situazione, a mio parere, fa alquanto paura, ragazze e ragazze. Lo ammetto, a me ha inquietata. Detto questo, ragazzi, io ho finito di sproloquiare in questo video. Spero vivamente che questo video possa essere stato di vostro gradimento. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo caso davvero, davvero particolare. Io vi mando un bacione. Noi ci vediamo prestissimo al prossimo video. Mi raccomando, fate i bravi e continuate a mangiare le verdure, che continuano a far bene. Ciao, ragazzi.